Sono Lorenzo Pratangelo, ho 19 anni e da 6 mesi ho iniziato questa bellissima avventura presso l'ente Ampeas con il Servizio Civile Digitale, in cui mi sto occupando dell'alfabetizzazione con persone fragili come anziani e bambini, e inoltre sono rappresentante regionale del Servizio Civile Universale. Consiglio questa esperienza a tutti i giovani che vogliono intraprendere un'esperienza nuova. Un'esperienza che fa crescere. Un'esperienza umana e formativa importante. Lorenzo, giovane volontario di servizio civile digitale, racconta la sua esperienza invitando i suoi coetanei a fare domanda. In Molise sono 382 le occasioni di crescita per i giovani grazie ai progetti promossi da diversi enti. Solidarietà, cultura, educazione, ambiente, gli ambiti sono disparati. Su 382 posti disponibili in regione, l'associazione Ampeas Onlus è pronta a reclutare ben 333 giovani volontari. La Onlus, guidata dalla presidente Patrizia Pano, si appresta dunque a selezionare il più alto numero di volontari mai avuto. C'è tempo fino alle 14 del prossimo 10 febbraio per rispondere al nuovo bando. Attraverso l'esperienza di servizio civile, molto spesso nel corso degli anni abbiamo avuto anche la soddisfazione di vedere dei ragazzi che attraverso questa esperienza hanno capito, scoperto che cosa volevano fare da grandi, quindi si sono impegnati e dopo hanno capito che quella era la strada giusta da percorrere. Le attività che coinvolgeranno i giovani volontari dell'associazione saranno molteplici, tra queste, per citarne alcune, quelle di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, di sensibilizzazione sui temi del riciclo e della raccolta differenziata, e poi ancora assistenza rivolta alla popolazione anziana e ai disabili, sostegno scolastico e animazione culturale ai minori in difficoltà. Tutte attività durante le quali i giovani volontari potranno mettere in pratica le proprie capacità e competenze maturandone delle nuove. Siamo molto orientati verso le aree interne di questo territorio. Sulla totalità di 136 comuni della regione Molise, un centinaio di queste piccole realtà sono proprio accreditate con Ampeas. Speriamo che attraverso il servizio civile, attraverso questa goccia del servizio civile, si possa in qualche modo anche rallentare quello che è quel fenomeno dello spopolamento delle aree interne, perché magari il ragazzo spende un anno della propria vita all'interno, ancora all'interno della comunità e chissà, magari trova anche una via per realizzarsi restando appunto all'interno di queste piccole comunità. Una solida programmazione che si avvale del prezioso contributo fornito dalla rete creata con altre realtà rappresentative del territorio molisano, come le province di Campobasso Isernia, la Lega Coop del Molise, il Centro Servizi per il Volontariato e non solo, con cui l'Ampeas ha sottoscritto specifici accordi. Questi enti che sono accreditati con noi, un particolare riferimento lo faccio anche all'Università del Molise, che da quest'anno ha la possibilità appunto di ricevere volontari grazie anche alla progettazione fatta insieme ad Ampeas. Inoltre, nell'ottica della collaborazione tra pubblico ed enti del terzo settore, è da sottolineare la proficua cooperazione tra l'Ampeas e il Comune di Isernia. Se vogliamo parlare del servizio civile in particolare, ha sottoscritto degli accordi con il comune di Isernia e quindi ha coprogrammato e coprogettato con il comune di Isernia per la realizzazione dei progetti di servizio civile universale e anche per quelli del servizio civile digitale.